quest'oggi, ragazzi, siamo qui pronti per fare un massacro in stile vecchi tempi. Quindi prima di cominciare, mi raccomando, un pollicione in su e magari un commento qua sotto con scritto la montagna o il buco, oppure il buco della montagna. Allora, qua abbiamo una fila di persone veramente lunghissima. Salve, buongiorno. Non erano uguali, adesso si è caricata la mappa, me le ha messe tutte quante. Stessa maglietta, stessa faccia. Comunque ci siamo capiti. Questa è una fila di persone, ci sono all'incirca 200 persone, una roba del genere. Diciamo che è una bella roba pesante. Ero un po' indeciso se partire con il Brutus. Questo Brutus all'apparenza sembra un giocattolino della Plasmon, ok? Non so se fai giocattoli, però una roba del genere. Però ragazzi, facciamo così, diventa tipo il taglierino per la pasta asciutta della nonna. Ora noi andremo con questo coso a smaciullare quest'uomo, che sembra un po' un coglione, perché raga, la sega teoricamente è da coppa subito, no? Ma sono già morti? Aspetta un secondo. Allora, sembra lo stia tagliando, ok? Però non vedo sangue e non si fa assolutamente niente. Vediamo un po' se funziona la sega, perché la sega funziona e anche molto bene, direi. Quindi io direi che a sto punto sia proprio un difetto di fabbrica. Va bene così. A sto punto voglio vedere se quella laterale magari fa più danni. Ma che modo di morire è? Per segare uno sega, però non vedo sangue, non vedo niente. Diciamo che come esperimento il Brutus è un po' una chiavata, come si dice. Sembra che sia sangue free sta roba. Un secondo, vediamo un po'. Toh. Beh, sangue c'è, però per terra no. Là, così. Ho di nuovo il moschetto. Quanto mi è mancata quest'arma? Sta lì, là. Ne ho passato solamente uno. Cecchino. Ma non è questo il pesante. Il pesante è quell'altro. È questo qua il pesante. Però mi sembra di passarne solamente uno. Toh. Beh, infilo, ovviamente il cecchino è da sempre molto molto scomodo, quindi ci sta. Ma te come hai fatto a sopravvivere? Scusa. Toh. Non sa, ce l'hai in mezzo alle gambe. Vediamo quanti ne trapassa il Nevin. Solo uno? Ne puoi coprire solamente uno con questo? Vediamo un po'. Eh sì, che cazzo sto vedendo. Beh, sta roba, ragazzi, ci sta. Vediamo un pochetto come se la passano con questa. Posso cavare il casco che rompe le palle, basta. Beh, non male. Non male comunque. Ma se li becco con questi spuntoni li uccido. Dove è andato? Aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Scusa. Questo spara laser, quindi dovrebbero accendersi. Vorrei provare, raga, il Cerberus e l'incendio con quello. Posso beccarli? Ma che figata. Ma cosa stanno facendo? Oh, non cascare giù, raga, perché ci sono i morti qua che non mi fanno andare avanti. Ma basta esplodere tutte le volte. Beh, la minigun, raga. Cioè, la peggior arma della storia è la minigun. Ma che roba. Cioè, nel senso buono, è peggior. Scusatemi, perdonatemi, cosa fa questo? Buongiorno. Ah, ecco, adesso è morto, ok. Voglio fare un test. Beh, devo dire che raga, questo cosa fa? Stava per dabbare questo, guardatelo. Questo si sta scoprendo l'altro. Anche la fabbrica vedo che non è male. Guardate che sono 200 persone, con questa le ammazzi tutte in pochissimo tempo, quindi non male, direi, non male. Forse fa prima anche della minigun, aspettate. Cosa fa? No, ma tiri via la testa dal culo di quest'uomo. Sembra più precisa la coppa vedove lì, magari perché appunto arriva più lontana, potrebbe essere quello. Secondo me la fabbrica, raga, è leggermente più sbroccata. Se si mira la testa, ovviamente. Comunque mi fate vedere le morti, perché c'è chi si riproduce in modo strano. Ok, questo è vivo. Posso mettere una roba del genere. Se io gli sparo sotto le gambe qua, un idrante gli parte sul culo e tipo li butta via. Ciapa. Là. Oh, per il tuffo 10 però, raga. Ha fatto un carpiato fantastico. Firework, perché posso sparare i fuochi d'artificio. Ma palla di neve, c'è scritto. Ma non mi sembra tanto palla di neve. Comunque, ok. Oddio, aspetta. Quasi faccio questa roba. Adesso non so se vale per tutte le armi oppure no. Penso di sì, ok. Ah, oddio, il coso, bellissimo. È tipo l'idrante ma col fuoco. Un attimo, provo con la minigun. Mi esploderà il gioco, ma ci provo lo stesso. Gli sparo Lando, aspettate. Qua c'è Lando, insomma. Toh. Beh, Lando penso sia la roba più devastante della storia. Prendo un'arma singola, se no. Toh. Insomma, Lando è il male su sta roba. Devo fare tipo lo strike beccandoli tutti con Lando. È complicato perché Lando vola, ma ci provo. Buono così. Là. La Lando Gun, ragazzi, è qualcosa di incredibile. Ma posso sparare gli alberi di Natale? Cos'è che esplode qua? Fatemi fare una prova. Toh. Ma che esplosione è? Si usa questa. Beh, diciamo che va a emulare l'esplosione in pratica del dirigibile. Adesso io vorrei provare a fare un'altra roba. Tipo, metto un pannello qua in modo che riesco a vedere tutti quanti. Là. Vediamo un po'. Potrebbe esserci tipo... Beh, raga, che dire. Oddio, il lanciarazzi deve essere qualcosa di sbroccato così. Qua spariamo scimmie esplosive praticamente, vedete? Metto una fila di Emperor. Deve fare schifo le gambe che ce ne sono qua. Vabbè che fa schifo anche solo una, quindi. Ma quante scimmie, oh. Ma quante scimmie. Che cosa sto vedendo? Tra poco il gioco di Bolo scoppia, raga. Ma da qua come si vede? Mettere in crisi OBS con una 3090 Supreme X vuol dire che, raga, le scimmie sono incazzate un bel po', eh. Non c'è rimasto niente. Il Valkyrie Cannon, attenzione. Vabbè, più o meno, ragazzi, siamo lì, dai. Qua sparo le Molotov, direi.
Esatto, direi che sia molto figo, no? Tra l'altro spara ancora le scimmie, mi sembra di sì. Quanto è pulita quella molotov? Proviamo questa qua, raga, un secondo, sono curioso. Ok, la pistola del tiratore. Ma sei serio? Che cazzo sto vedendo? Questa roba è bellissima. Raggruppo solamente le persone, vediamo un po'. Ma cos'è? Vedete qua? No, raga, non è successo niente. Ma perché sono cascati? Andate. Ma che bravi che sono. Quante ce ne sono qua sotto? Voglio un bel misto. E poi mandi tutto giù, vai. Oddio, con l'esplosione lo posso far volare lontano. Ma le molotov così, raga, perché viste da là non sono così fighe. Viste da qua invece, raga, è una vera e propria figata. Posso sparare una mucca? Oddio, ma raga, un attimo. Amanda fa un disastro. Ci sono troppe persone, per quello non me ne spara più di tante. Ma se lancio questa, è come se lanciassi mucche alla fine. Mani cos'è ancora? Questo è Mani. Oddio, spari i messicani, ma veramente? Cioè, morire per mano di un emperor deve essere veramente una cosa tragica. Cioè, deve essere proprio una fine senza onore. Gli sparo il cosatcone. Qua. Toh. Cos'è successo? È volato via tu, serpendo. Se ti riso, non si faccia compatire. È volato. Cioè, io posso sparare il cosatca. Ma basta. Metto il cosatchino. Ecco, ora ha più senso sta roba, ok? Oddio, raga, la perfezione, li ha falciati tutti. Devo provarli in autostrada, raga. Sì, ma come fa, raga, un sottomarino a stare così sopra la pioppa? Va bene. Toh. Ma buongiorno. Vola, guardatelo. Plana. A me ricordi un certo veicolo chiamato Lando. Mi sposto qua, che è un posto un po' più brutto, diciamo. Lo incanalo qua sotto. Se ci va, Non ci va. Resta sopra te, resta sopra. Un secondo, perché forse anche voi state notando qualcosa di strano, no? Tipo qua, tipo qua, tipo qua, tipo qua, tipo qua. Io non vorrei dire, no? Ma io sono rimasto che le macchine, insomma, c'è il tipo sul sedile, con le mani sul volante, pesta l'acceleratore e va avanti. Toh. Mai mettere un cosatka in un buco, raga. Gli aerei neroziosi, dove sono? Sono così, vedete? Vai, là. Sì, però zio, impegnati. Ecco. Dai, zio, su, insomma. Beh, dai, circa, ragazzi, siamo, no? Ragazzi, noto una certa maestria, nello zio. Cioè, a sto punto non so se sia più divertente sparare questi oppure sparare direttamente i cosi. Guarda le texture che cominciano ad esplodere. Ragazzi, ho troppe mode su sta versione. Perché più vado verso la civiltà, più questa versione non mi perdona niente. La gravity, posso prendere il treno? Aspettate. Beh, soffre un sacco, ma... Ma sei stupido. Un minuto barra due massimo è già crashato. Tra poco crasha. O mi crasha il mini o crasha GTA proprio. No, un tubo proprio. Un cavolo. Cosa ho detto? Tempo, quello e quell'altro, GTA mi crasha. Detto fatto, GTA è puntualmente crashato. Soy de un barrio del ghetto, mírame con el debido respeto. Llevo metralletas como amuleto, le daré al gatillo, te lo prometo, te lo prometo, te lo prometo. Ok, en este tema no me llamo.